credete nella sfortuna o comunque nei numeri sfortunati, fatemelo sapere qua sotto con un commento. Beh, perché questo è il 17° episodio di Dragon Quest Monsters, il Principe Oscuro, ed in effetti non è stato proprio molto fortunato, ma vi spiegherò tutto tra un istante. Adesso facciamo il solito recapino, come se nulla fosse successo, della puntata precedente. Ovvero, abbiamo completato il cerchio dell'Iracondia anello mediano. Intanto mi muovo perché qua, sennò i mostri mi attaccano. Sconfiggendo il secondo dei fratelli Carbone, ovvero Tinsener, che a quanto pare, nonostante sia stato sconfitto, è comunque riuscito a portare a termine il rituale e a risvegliare Enferio, questo uccello di fuoco molto potente, addirittura invincibile. Insomma, invincibile non sarà, ma di sicuro sarà molto potente. E l'uccello se n'è però andato nel cerchio dell'Iracondia, immagino, però nell'anello superiore. E immagino anche che sarà al servizio dell'ultimo dei tre fratelli Carbone, i draghi, insomma. Quindi ci saranno delle battaglie sicuramente impegnative, ma ci penseremo quando sarà il momento. Adesso mettiamo da parte un attimo questa cosa qui, perché come ultima cosa, sempre chiaramente nello scorso episodio, ci è arrivata la chiamata del dottor Gini, che finalmente ci ha rivelato di aver padroneggiato il segreto dell'evoluzione e quindi è pronto a mostrarcelo, a farcelo vedere. Io sono estremamente curioso, perché dovrebbe essere quella cosa in più che ci permetterà di avere una meglio su Randolfo, almeno così ci è stata presentata. Poi lo vedremo insieme, anche perché c'è da capire se sarà una cosa che riguarderà Psaro stesso personalmente, oppure se sarà un'evoluzione magari dei mostri, insomma, lo vedremo tra un istante. Detto questo, perché episodio 17, perché episodio sfortunato? Avevo già registrato questo episodio, l'avevo già montato, era solamente da caricare, ma purtroppo il file è stato erroneamente cancellato. Ed avendo già registrato anche l'episodio successivo, quindi il 18, non potevo quindi tornare indietro, perché avevo già salvato e tutto quanto. Per cui, cosa cambia rispetto ad un episodio normale? Naturalmente non ci saranno i combattimenti, perché quelli non si possono ripetere. I filmati, le clip, almeno quelle sono riuscito a trovarle, mettiamola così, sono in inglese, quindi anche i testi. Però fa niente, insomma, si capiscono molto molto bene. Per cui cercherò con i montaggi di, insomma, regalarvi comunque un episodio soddisfacente pur senza combattimenti. Allora, quindi noi adesso dobbiamo andare al laboratorium per vedere un po' cosa da dirci il dottore. Abbiamo detto che siamo estremamente curiosi. Quindi apriamo il menu del teleport e andiamo nel cerchio della conquista, laboratorium. Let's go. Zoom! Zoom! E naturalmente, entriamo. Ecco qua. Ovviamente testi in inglese, nomi di personaggi diversi, qualità un po' più scadente rispetto al solito. Ma ok, gustiamoci il segreto dell'evoluzione. Naturalmente io lo so già, neanche che ve lo dica. A quanto pare questo segreto consiste nel trasformare mostri in umani. Non so se anche viceversa, però questo è. Devo capire come ci tornerà utile a noi per sconfiggere Randolfo questa cosa. Ma c'è un'altra cosa. Scusate la ripetizione. Non è in effetto permanente, va bene. Adesso lo conosciamo. All I needed to do was supplement the technique brought to me by the demon known as Balzac with even more magic. I'll teach you to perform the act as well. Why not try it out on your village's animals? However, do not think that the secret of evolution has been fully perfected, my boy. Non è stato ancora perfezionato. In order to draw forth its full potential, we require per liberare, per così dire, il potenziale vero di questo segreto dell'evoluzione, ci servirà la fascia Crisalidea. Non sappiamo dove sia per il momento. Greetings, my
quindi immagino che potremmo fare altre cose. Perché ripeto, così com'è non riesco a capirne l'utilità. In inglese il suo nome è Gwarig, in italiano scusate. Ricordatevelo perché poi nel prossimo episodio lo rincontreremo. I think I might have something that could help. It's a very precious memento from my human friend. Ci vuole donare un oggetto, uno strumento o quello che sarà per aiutarci nel nostro cammino, nella nostra avventura. E ce lo darà non appena lo rincontreremo, ovvero nel prossimo episodio. Bene. E questo quindi era il segreto dell'evoluzione. È il segreto dell'evoluzione, ma c'è sicuramente qualcos'altro da scoprire, perché al momento, forse perché non abbiamo questa fascia crisalidea, non ne vedo troppo l'utilità, sinceramente. Voi riuscite a coglierla? A cosa ci dovrebbe servire trasformare un mostro in un umano contro Randolfo? Non ha molto, penso, però... Ripeto, scopriremo insieme i misteri che ancora si celano dietro a questo segreto dell'evoluzione, ma per il momento ciò che dobbiamo fare è andare nella prossima zona, ripulire tutto e aumentare la nostra reputazione per diventare chiaramente più potenti. E quindi la nostra prossima missione dove ci porta? Beh, intanto alla Torre di Collo Rosato. Per cui saliamo, non tenete conto chiaramente del segnaposto perché... quello è già avanti. Io voglio proprio ripercorrere tutto ciò che ho fatto nell'episodio 17. Andiamo a prendere il teleport e questa volta ci recchiamo nel cerchio dell'Ingordigia, anello mediano. Questa è la nostra prossima tappa. E come vedete c'è anche segnato il livello di difficoltà. È vero, non c'è un ordine preciso in questo gioco, cioè noi siamo liberi di andare in qualsiasi zona. Certamente, in base al livello, si può anche comprendere quale, in teoria, si poteva fare prima e quale dopo. Forse l'ordine più corretto possibile poteva essere quello di rispettare l'ordine in cui abbiamo scoperto le varie zone, perché all'inizio era tutto separato, cioè ne stavamo scoprendo una alla volta. Solo dopo, dall'anello mediano in poi, se non sbaglio, ci hanno dato libera scelta, ma comunque non è un grosso problema. Quindi, Ingordigia, anello mediano, e si va. Perfetto. Scendiamo come al solito le scale, usciamo. E vediamo il filmatino. Eccolo qua. Cerchio dell'Ingordigia. Anello mediano. Sempre molto sfarzoso questo posto, no? Questo luogo. Jargon. L'ho perso purtroppo, l'ho fuso. I wonder what's happening. Ciambella gigante. Ok. Andiamoci. Eccoci qua, perfetto. Allora, apriamo mappa e la nostra destinazione è il porticato panpepato. Insomma, la struttura che abbiamo appena visto nel filmato. Naturalmente qua è già tutto esplorato, non c'è bisogno di spiegarvi il perché. E andiamo, facciamoci insieme la strada, visto che comunque ci sarà più tempo del solito, perché non vi dovrò lasciare i combattimenti quelli boss. Abbiamo la possibilità di farci tutta la strada insieme, siete contenti? Allora, però iniziamo a guardare qua. Dove dobbiamo passare? Beh, il discorso è questo, se era inverno si poteva anche andare sopra quella parte arancione, ma adesso no, perché c'è del liquido. Quindi dobbiamo fare un altro giro. Scendiamo in basso e poi andiamo a destra. Salendo o scendendo, insomma, da quella rampa, su quel ponticello. E la stessa cosa poi andrà fatta un po' più a sud, per poi risalire a nord e passare di là.
Sì, dobbiamo fare un giro un po' più lungo. Non ricordo se quando ero venuto qua la prima volta era inverno. Però non importa. Anzi, la prima volta mi ero avventurato a sud-ovest. Ed ero andato nella zona che non serviva inizialmente per esplorazione. Avevo anticipato, mettiamola così, quello che andava fatto dopo. Quindi sì, non conviene nemmeno troppo girare adesso, quando metterete piede qua per la prima volta. Andiamo dritti al sodo. Ok, questo è il ponte. Mostri discretamente interessanti. Molti già visti, molti no. Questo chef non c'era assolutamente nell'anello inferiore. Questa specie di tigre dai denti a sciabola l'avevo già catturata in un'altra zona. Però qua si trova molto molto più facilmente. Credo... Esatto, infatti stavo sbagliando, sì. La rampa è l'altra. Ok. Boni, eh? Allora. Giusto? Giustissimo. Tavolette di cioccolato. Noi svicoliamo di qua e andiamo a vedere cosa sta succedendo, perché c'era un po' di caos, no? Se avete visto prima. I still can't believe a puny Twinkle Toes from the lower echelon. Qualcuno dall'anello più in basso è salito e ha vinto. E poi se n'è andato nell'anello superiore. Praticamente si stanno dando battaglia per diventare il nuovo Big Hitter, come che lo chiamano qui, insomma. Diciamo il padrone, il capo, il boss di questa zona. Guardate come si chiama in inglese. Ecco. Claudio. Lui. Italiano, no. Non mi ricordo il suo nome, ma no. Che invita alla calma. Bisogna trovare questo scettro. Ok. Il primo che lo porterà qua sarà il nuovo re. It's that simple. Hang on. You're saying I could Lindy Hop. Chissà chi sarà la persona venuta dal di sotto che ha sconfitto il più forte di questa zona e che poi se n'è andata sopra. Magari anche Ustolf? Non lo so, potrebbe essere. Oppure qualcun altro. Shall we take part? It could really boost your reputation if we... Prenderemo parte anche noi a questa sorta di gara. Vogliamo lo scettro, vogliamo il potere. E quindi tutti contro tutti. So apparently all we have to do is find the cupcake cane in the maze and sit on the throne. Dobbiamo andare in questa sorta di dungeon labirinto. Now, it sounds like the first hurdle will be finding our way through the deserted dungeon. What's that, Elfie girl? Ovviamente gli altri non ci prendono troppo sul serio. Alrighty, everybody's here, it seems. Ready? Steady? Let's go. Serves up, amigos. Andiamo a prenderci lo scettro. Yes. Destinazione quindi Zuccherinto. Sud-ovest. Allora, dobbiamo ripercorrere praticamente la stessa strada che abbiamo fatto prima, soltanto che invece che salire dove siamo venuti adesso, ce ne andiamo in basso a destra, in quella rampa, e poi via al Zuccherinto.
direi che non so se vi lascerò tutta la strada, vediamo. Intanto però iniziamo a percorrerla insieme. Maledetto. Quindi giù. Ok. Non voglio sbagliare rampa. E poi sinistra. Ok. Qui si scende. Sì. E andiamo sempre dritto, sostanzialmente. La rampa è ben visibile. No, però ho sbagliato. Dobbiamo passare dalla rampa qua più a nord. Perché giù è chiuso. E vabbè. Capita. Qui. Giusto? Sì. No, da qua non si poteva passare. C'è una torta di mezzo, a quanto pare. A meno che... No. Non c'era lo scorciatoio. Ok. Questo è un vecchio mostro, vi ricordate? L'abbiamo preso quasi all'inizio del gioco. Ok. Ora non dobbiamo far altro che seguire la strada. Non ci sono più bivi. Cambio stagione, attenzione. Ok. Vediamo un secondo se c'ero stato. Mi sembra di sì. Però magari è respawnato qualcosa. Ah, c'era un forziere. Ecco. Bene che ve l'ho fatto vedere. Quindi quando sono arrivato in questa zona qui, era evidentemente estate. Ok. Ui, ui, calma, eh. I mostri sono... sì, anche abbastanza forti, se vogliamo. Però non ho avuto grosse difficoltà. Né qua, né all'interno, né insomma nei combattimenti principali. Ma adesso non mi anticipo nulla, perché in realtà c'è stato qualcosa di complicato. Ve ne parlerò dopo. Visto che adesso so come andrà, vi darò anche qualche dritta. Eccolo! Zuccherinto, ci siamo! Qua dentro è nascosto lo scettro. Cosa volete dalla mia vita? Sti talponi. Via! Saltiamo sui loaker e entriamo. Allora, come dice la parola stessa, zuccherinto, è perché evidentemente è una specie di labirinto per l'appunto, no? E quindi iniziamo un po' a ispezionare. Qui ho già sbloccato il teleport. Ma ovviamente noi faremo la strada a piedi. Oh, qua c'è un forziere. Non so se quei forzieri lì si richiudono. Perché, boh, mi sembra strano di non aver preso quello. È letteralmente qua all'inizio. Però, va bene. Apriamo. State vedendo tra l'altro in squadra, ma non vi ho detto nulla apposta, un mostro che vi spiegherò nel prossimo episodio, perché ancora quando ho fatto il 17 non ce lo avevo naturalmente. Adesso ce l'ho già, perché sì, ok. Non ritorniamo sempre sui soliti discorsi. Bene. Grazie per l'exp. Non l'ho reclutato. Poco male. Andiamo di qua. E direi di andare qui nel mezzo. Non mi ricordo la strada a memoria, quindi faremo un po' di tentativi nel caso. Tornerò indietro, andrò avanti, insomma. Mi sa che qui è un po' un problema. Passare di là senza farsi colpire, invece, guardalo lì. Come si muove nello stretto. Allora, di qua. Stavolta mi ha preso. Si scende. Esatto.
Vai qui. Ok. Forziere. Forziere. E possiamo direttamente andare di qua. Bene. Allora. Saliamo. Non vedo molte altre alternative, che dite? Accidenti, sti mostracci. Mi sa che questo è gigante, eh? No, non lo è. È solo grande e basta. Grande ma è piccolo. Lo so, è un controsenso ma è così. Allora, scendiamo giù. E qua abbiamo, diciamo, il primo incontro boss, se così lo vogliamo chiamare. Arrivando qua nel mezzo. Con della gente interessante che già conosciamo. Eccoli qua. Eh sì, sono in tre. E non sono affatto male. Pensano che dei forestieri non dovrebbero partecipare ad una gara del genere. Fatevi sotto. Sarà molto veloce la battaglia, come potrete ben immaginare. E infatti, dopo averli battuti... Ecco qua che... dicono le solite cose, insomma. Ci avevano sottovalutato. E quindi non ci bloccheranno più e ci permetteranno di proseguire... verso lo scettro. Riprendiamo la gara. Quindi riprendiamo la nostra esplorazione e saltiamo sulle palline di gelato. Sì, occhio perché c'è il pipistrello dietro che ci ha le calcagna. Allora, io entrerò qua. Perché, come vi ho detto prima, la strada corretta potrei non ricordarla. Anzi, adesso mi sa che ricordo invece. Qui non si va avanti. Però c'era, se non sbaglio... una ricompensa, un forziere. Ok, ecco il vostro forziere. Allora, torniamo indietro. Lasciatemi in pace. Fatemi proseguire. Senza indugi. Ah, per la cronaca, non ho trovato mini medaglie qua dentro. È possibile che ci sono anche, però non le ho trovate. Erano tutti tesori, beh, di altro tipo. Oggetti, strumentini e cose del genere. Dunque, adesso qui direi di non buttarci di sotto perché mi sa che si torna semplicemente indietro. E quindi saliamo. Vediamo se è corretta. Potrei sbagliarmi come mi sono sbagliato prima. Ok. Bene. Allora, diamo un'occhiata di qua intanto. Mamma mia. Oh. Questo non l'avevo aperto. Vedete? Allora questo episodio 17 è capitato a fagiolo. Avevo appena finito di dire che non avevo trovato mini medaglie qua dentro. Ne ho trovato una all'esterno, dopo ve la faccio vedere, vi dico dov'è. Benissimo, sono contento. No, a parte gli scherzi, perché comunque le mini medaglie servono. Voglio capire quali saranno poi le ricompense andando avanti. Adesso qui c'è un mostro gigantesco che ci ha attaccato. Almeno sembrava gigantesco, ma come al solito... Ma perché mi impedite la fuga che vi distruggo? Cioè, io vi distruggo letteralmente. Sarò 20 livelli sopra loro, però mi impediscono la fuga. È peggio di Pokémon sto gioco. Ma di gran lunga. Spesso rompono le scatole quando tenti la fuga. Vabbè. Che vi devo dire? Ciao. Vi dico ciao. Ci lasciate un attimo in pace? Non c'è il tempo di ragionare un secondo. Allora, di qua. Ok, questa volta è giusto.
Non è una zona così grande alla fine, eh? Basta fare qualche passo. Anche se sbagliate strada, comunque arriverete a qualcosa di più o meno utile, strumenti, oggetti. Via. Qui no. Attraversiamo il locker. Allora, sinistra o destra? Buh. Andiamo un attimo qua. Però sono curioso giusto un secondo di vedere se di là c'era qualcos'altro. Faccio il giro perché c'è il mostro che mi rompe le scatole. Anche qui c'è il mostro che mi rompe le scatole. Ma non eri più là? Ma ha fatto già arrivare qui, o forse ce n'è un altro, non lo so. Non ne sono sicurissimo, adesso vediamo. Che mi sono girato e rigirato un po' di volte, quindi ho perso l'orientamento. Che già di base non è il massimo. Però ci siamo. Ok. Ho trovato. Allora, un'altra ricompensa. Non mi ricordo se c'era un forziere o un oggetto libero. No, forse un oggetto libero, perché il forziere se non si vedeva. È qua sotto. Ve lo faccio vedere per la scienza, però era qua, credetemi. Risaliamo. E siamo pronti per sbloccare il teleport. E poi per vedere cosa ci faranno fare. Oltre quella scala. Vabbè, il teleport è quello. L'avete visto, vero? Sì. Adesso possiamo salire. Opla. Ci siamo. E qua. Direi che potete ben immaginare cosa sta per accadere. Combattimento. Tally up another win for me. This really is the best job I've ever had. I mean, it's barely a job at all. No one ever comes. Sono i protettori dello scettro. Who are you? You're not here for the cane, are you? Well, that won't fly, mister. If you take it, I'll lose my job. Then I guess it's finally time to earn my keep. Put him up. È un combattimento a tre. Anche i suoi due scagnozzi. Comunque. Battaglia non semplicissima, devo dire, eh? Quindi state attenti. In ogni caso, ecco lo scettro. Much trouble. Now I'll lose my job and die penniless in the gutter. I can't help but feel bad for her. I have an idea. Why don't we invite her and her friends to join us? Entrerà nel nostro gruppo, insieme anche ai suoi due amici pelosi viola. I knew you'd agree. Let's all go together then. Really? Oh, thank you so much! Oh, I'll work myself to the bone for you. I promise. Now let's head to the throne back at the start line. Victory is. Torniamo a riportare lo scettro. Quindi apriamo il menu del teleport e torniamo al porticato pampepato. Siamo pronti per reclamare il trono. Eccolo qua. Eccoci qua, trionfanti. Sì. Siamo tornati. Killer moves, man. Just killer moves. But I'm afraid you got worked. You fell for it. Questo maledetto ci ha preso in giro, per dire in giro. Claudio. It's no biggie, but that entire race was just to get you. Praticamente ci ha usato. O comunque ha usato tutte le tutti i mostri che si sono recati al labirinto e insomma il primo che lo portava qua poi gli avrebbe teso questa trappola, diciamo. Ovvero
un combattimento. E quando l'ho affrontato, non lo sapevo che c'era il combattimento. Arrivavo dai due combattimenti precedenti nel labirinto e ho rischiato grosso, ma veramente grosso, ragazzi, perché non ero pronto, non avevo curato i miei mostri, nulla. Non me l'aspettavo, è stata una battaglia sorpresa. Comunque, abbiamo sconfitto in maniera molto veloce. Ma ce l'abbiamo fatta, insomma, dai. Alla fine è andata bene. E ora, inchinatevi. Adesso tutti ci rispetteranno. Ma chocolate still good. Listen up, everyone. Say hello to the new big hitter in town. Il nuovo boss. La nostra reputazione è aumentata nel cerchio dell'ingordigia. Monsters round here as well. Shall we head somewhere new? After we indulge in a treat or two, perhaps? Ma c'è ancora un'altra cosa prima. Ovvero questa. Who might that be? Vi ricordate Gwarig? Hello there, it's me, Healy, from the laboratory. Lo slimy che è diventato mostro. Ha detto che ci doveva dare un oggetto prezioso recuperato, no? Dal suo amico umano. E ha detto che possiamo andare a ritirare questo oggetto nell'antro del male. Quindi ci aspetterà là. Bene, adesso che ci hanno finalmente riconosciuti come boss, volevo anche dirvi quest'ultima cosa qua, ovvero qui dietro, in uno di questi due vasi, c'è una mini medaglia che io naturalmente ho già preso, quindi prendetela se non l'avete presa. Detto questo, ragazzi, sappiamo già cosa fare all'inizio del prossimo episodio e la faremo. Spiace per come è andato questo episodio qua, invece, ho comunque cercato di rendervelo il più godibile possibile con tutti i filmatini, lo so, sono in inglese, lo so, magari non avranno la qualità che hanno di solito, però comunque le cose importanti le abbiamo viste, ve l'ho anche in qualche modo spiegate. Se c'è qualcosa che mi volete chiedere, fatemelo sapere qua sotto con un commento. Soprattutto ricordatevi di supportare la serie, like, commenti, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi i prossimi contenuti e ci vediamo prestissimo con l'episodio 18. Tutto quello che dirò nel 18, che menzionerò magari qualcosa di particolare che voi non avete visto in questo episodio qui, saprete naturalmente il perché. Beh, perché l'avevo fatta magari prima, poi non l'ho rifatta. Insomma, ok, ormai sapete. Alla prossima! Antro del male, perché vogliamo recuperare questo oggetto prezioso. Cosa sarà?